Il presidente Trump e il collega russo Vladimir Putin potrebbero incontrarsi a Vienna, fa sapere il portavoce del Cremlino. Intanto Putin è arrivato in Cina, dove ha stretto consistenti accordi commerciali con il presidente Xi Jinping. Da Shanghai, il corrispondente Claudio Pagliara. Trump e Putin potrebbero incontrarsi a Vienna, a rivelarlo il portavoce del capo del Cremlino a Qingdao, dove si apre oggi il vertice della Shanghai Cooperation Organization, l'anti-G7, un forum voluto dalla Cina, al quale partecipano, oltre alla Russia, l'India e i paesi dell'Asia centrale. Di un possibile incontro nella capitale austriaca, Putin e Trump avrebbero parlato in una conversazione telefonica a marzo, senza però definirne dettagli. L'Austria si è offerta di favorire il meeting. La notizia, dopo che Trump ha detto di voler allargare nuovamente il G7 alla Russia, messaggio accolto freddamente da Mosca. In questo momento siamo più interessati ad altri format, sostiene una nota ufficiale. A Qingdao, Xi Jinping presenta una versione alternativa a quella protezionistica di Trump, la sua nuova via della seta, infrastrutture, tesa ad accorciare le distanze tra l'Asia e l'Europa. La visita di Putin in Cina serve anche a rinsaldare l'asse con Xi Jinping sul futuro della penisola coreana a 3 giorni dallo storico summit di Singapore tra Trump e Kim Jong-un. Cina e Russia favorevoli ad un processo di denuclearizzazione a fasi e con concessioni reciproche, una posizione che piace a Kim Jong-un e che Trump sembra ora accettare a malincuore. Di certo sono queste ore decisive, lo dimostra il fatto che sia Trump sia Kim Jong-un arriveranno già domani a Singapore, con ben 2 giorni d'anticipo sul vertice, che inizierà ufficialmente alle 9 ora locale del 12 giugno. Un video di benvenuto